creativo importante. Spariscono un pochino le Céline Dion, le Barbara Streisand e le grandi voci, i grandi interpreti. E oggi dobbiamo in qualche modo realizzare che la maggior parte delle produzioni discografiche sono in qualche modo molto similari, cioè questo copia e incolla di una situazione che ovviamente non produce Celentani, non produce Patti Brave o altri artisti che hanno, credo, in qualche modo dato un'impronta definitiva alla musica italiana. Io tornerei alla semplicità, cioè se un pezzo è emozionante, allora chiamiamo i musicisti, andiamo in studio e realizziamolo. Se non è ancora eccezionale il pezzo, aspettiamo finché non lo diventi, perché una volta che è stampato. Quindi può avere una vita, anche se magari inizialmente, no, si pensa che un pezzo possa morire. Guarda, il modo migliore per sincerarsi della bontà di una canzone è pianoforte e voce o chitarra e voce. Se quel pezzo funziona in quel modo lì, con quella semplicità, vuol dire che allora è destinato ad essere un successo. Se non funziona così, vuol dire che forse non ha quei requisiti. E mi sa che qualche prova l'ha fatta Renato Zero con questo stratagemma. Forse anche con questa canzone che, se non sbaglio, a metà anni 80 è stata una grande super hit. Al jukebox si ascoltava, a spiagge. Eh sì, se tu dici, per esempio, no? Spiagge immense da sola te, spiagge già vissute, amate poi perdute. Secondo me questo brano andrà lontano. Fra le conchiglie e il sale, tanta la gente che ci ha già lasciato il cuore. Spiagge, Renato Zero qui su Radio Z. E allora i sorcini d'Italia hanno risposto al nostro appello, eh? Sono tantissimi, vediamo, ad averci scritto. Vogliono sapere tutto però di te, eh? Veramente fanno tante domande. C'è chi ci chiede di parlare di te nel tuo intimo, nella tua adolescenza. C'è Barbara che dice: io sono una sorcina da sempre. Dall'epoca del successo del Triangolo, passando per Vecchi fino ad ora, com'è cambiato, se è cambiato, il grande Renato? Beh, cambiato fortunatamente sì, perché altrimenti saremmo imbalsamati. Che non guasta ogni tanto. E si cambia anche grazie a questa necessità poi di sapere, di conoscere, di apprendere, di dare anche diversi significati al proprio percorso, alla propria età, alla propria anagrafe, cioè bisogna. Però una cosa devo dirla, che mentre noi cavalchiamo ovviamente per raggiungere determinate fermezze, un carattere poi che potrà essere definitivo, non dobbiamo mai tralasciare l'infanzia, di smettere di essere bambini, perché quello è un errore. Questo incanto, questa voglia in qualche modo di sognare, di immaginarci le cose che poi a forza di immaginarle poi diventano inevitabilmente realtà, perché Renato Zero io l'ho immaginato e sono riuscito a portarlo fino a qui con la mia immaginazione. Con l'immaginazione. E questa immaginazione poi è diventata, si è materializzata, perché credo che alla fine insisti, sì, io sono dell'idea che si ottenga quello che si vuole solo con la volontà, spesso con la volontà e forse anche credendo che i sogni poi alla fine si avverano, se uno ci crede realmente. Secondo me i sogni hanno una loro potenzialità, quindi aiutano molto a edificare il nostro assetto di domani. Mada,
Adam, Renato Zero qua su Radio Z, ci chiedono un po' di live, Renato. Ci chiedono ci un po' chiedono di un po', ti chiedono un po' di live. Sì. Sì, dicono "Ma ci fai un pezzetto dal vivo?". Beh, prima l'hai regalato, L'ho fatto. L'hai fatto. Sì, dobbiamo dirlo. Mi sono assolutamente impegnato e l'ho fatto. Impegnato. Sì. Allora, dobbiamo dire che sono arrivati veramente tantissimi messaggi al 335 30 10 25. La cosa che ma in realtà non mi lascia sorpresa, perché me lo aspetto. Ho avuto modo di vederti qualche volta dal vivo e devo dire che qua insomma il rapporto con i fan si sente che è consolidato, che è creato da tanto tanto tempo. C'è chi ci scrive addirittura: "Sono 41 anni che ti seguo, ne avevo 11, adesso mia figlia di 16 sta crescendo con la tua musica". Ed è bellissimo. Allora, la domanda che ti voglio fare è, facendomi un po' portavoce di quello che ti stanno chiedendo i tuoi fan: come si crea questo rapporto e come lo si fa durare nel tempo con i fan, con gli amici, perché loro si reputano amici tuoi? Io partirei con diciamo la ragione sociale di questo impegno, che è la soddisfazione di poter in qualche modo esprimersi in tutta libertà e con la forza dei nostri sentimenti e del nostro impegno artistico. Detto ciò, quando la musica ormai fa parte di te stesso, allora devi poi fare i conti ovviamente con i fruitori, con il pubblico, che naturalmente si aspettano sempre delle cose di qualità, di altissimo livello, no? Sia musicale che anche letterario. Quindi dobbiamo sempre fare affidamento anche sulla capacità che abbiamo di volere a tutti i costi che il risultato sia alto e non accontentarci evidentemente di un ripiego, di un brano, per esempio, che possa in qualche modo non ritenersi sufficientemente forte. Ecco, allora, a proposito di brani invece forti, questo è un momento importante nella storia della musica italiana, non soltanto nella storia della musica di Renato Zero. Il carrozzone su Radio Z. Il carrozzone va avanti da sé, con le regine, i suoi fanti, i suoi re. Il carrozzone, Renato Zero, qui ospite in pomeriggio Z. Allora, caro Renato, ospite di una romana. È una romana di Roma, e meno male che insomma, fuori onda forte, riusciamo a parlare anche un po' di romano. Beh, certo, lei mi chiedeva informazioni com'è Roma adesso. Eh beh, da un romano come te, capito, quindi l'ho dovuta rassicurare, dirgli sta bene? Sì, insomma, alla fine, con tutti i grandi problemi diciamo di organizzazione, di pulizia e via discorrendo, si ha sempre poi la sensazione che vinca Roma alla fine. Vince lei, sì, vince lei. Ce la fa. Sì, sì. E tu sei molto attento alla tua città, un po' perché, insomma, la vivi veramente. Beh, poi sai, ciascuno la prende nel modo più personale la cosa, no? Per me ognuno di noi romani deve essere operaio, deve essere fautore di un cambiamento, di un rinnovamento, ma anche poi, se vogliamo, anche di certe lamentele, di certe critiche che legittimamente si possono e si devono smuovere nei confronti delle istituzioni, perché ho sentito dire ultimamente che veniva attribuita la colpa della condizione di invivibilità di Roma ai romani, e questo lo trovo francamente molto ingiusto, perché insomma ho detto già che il governo risiede in quella città, per cui dovrebbe essere un pochino da parte loro mantenere questa decenza e dare a questa città un look che sia in qualche modo accettabile, non solo per i romani ma soprattutto per chi viene da fuori. Ah, certo. Perché parliamo sempre della capitale d'Italia e della città eterna. E poi diciamoli, i romani la amano follemente Roma. Ma certo. Allora, Zeroschi, "Solo per amore" e molto di più, io aggiungerei, perché non c'è soltanto l'amore, ma c'è veramente, come dire, presente, passato e futuro dell'umanità e di ciò che rappresenta per noi. Allora, ci sono tante date: il centrale live al Foro Italico di Roma, 1, 2, 4, 5, 6 luglio, il 29 luglio al Teatro del Silenzio di Laiatico, poi Verona Arena 1, 2 settembre, il 7, 9 settembre al Teatro Antico
di Taormina un'occasione per andare a ascoltare Renato Zero dal vivo. Grazie per essere stato con noi. Io vi ringrazio infinitamente, ringrazio tutti quelli che hanno inviato i loro messaggi e anche quelli che non ci sono riusciti, ma vi rammento che sono sempre dalla parte delle emozioni, dalla parte delle innovazioni, e vi raccomando sempre che il vostro istinto abbia sempre la meglio su qualunque evento, su qualunque scelta. Grazie, vi voglio per questo bene, augurio. Grazie ancora. Grazie Renato Zero, ciao a tutti, a domani. Radio Zeta.